E si apre domani alla Maddalena il Festival, la valigia dell'attore, la rassegna fa parte del circuito Le Isole del Cinema ed è dedicata alla memoria di Gian Maria Volontè. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. 1970, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, regia di Elio Petri. Il film conquista il premio speciale della giuria al Festival di Cannes e ottiene l'Oscar come migliore film straniero. Una straordinaria prova d'attore per Gian Maria Volontè, che si conferma tra i grandi interpreti del cinema mondiale. Una vita esemplare per rigore artistico e impegno civile. Volontè ha amato molto la Maddalena, tanto da chiedere di esservi sepolto. Come ogni anno, il festival La Valigia dell'Attore è dedicato alla sua memoria. La rassegna si occupa dei grandi interpreti del cinema italiano. Quest'anno avrà tra i suoi ospiti Massimo Ghini, Ennio Fantastichini, Donatella Finocchiaro, Elio Germano, Pierfrancesco Favino. Chiuderà il festival a Cattone, un omaggio a Pierpaolo Pasolini curato da Valerio Mastandrea. Siamo agli spettacoli col film Una storia semplice, tratto da un racconto di Leonardo Sciascia. Si apre questa sera alla Maddalena il festival alla valigia dell'attore dedicato agli interpreti del cinema italiano. Un film del 91, tratto dall'ultimo racconto di Leonardo Sciascia, pubblicato proprio pochi giorni prima della sua morte, nel novembre dell'89. È anche l'ultimo film italiano di Gian Maria Volontè. Morirà 3 anni dopo, nel 94, mentre gira in Grecia un film diretto da Teo Angelopoulos. È una storia siciliana che è il meccanismo del racconto giallo, in realtà una riflessione sul potere che per Sciascia è disperazione e disincanto. Regia di Emidio Greco, tra gli sceneggiatori Andrea Barbato, un film asciutto e profondo. Volontè che riceverà la Drolla d'Oro per il miglior attore e un vecchio professore siciliano, lucido testimone di fatti sconvolgenti, che hanno al centro l'intreccio tra poteri pubblici e criminalità organizzata. Tra i molti protagonisti del film, da Riti Tognazzi a Massimo D'Apporto, anche Massimo Ghini ed Ennio Fantastichini, che saranno ospiti della prima serata del Festival della Maddalena. Due straordinari interpreti, sempre in primo piano, nelle cronache del nostro cinema. Il nuovo cinema italiano attraverso i suoi interpreti si è concluso alla Maddalena il Festival La Valigia dell'Attore che fa parte del circuito Le Isole del Cinema. Il nostro inviato. Un festival che non consegna premi, ma che indaga sul cinema italiano attraverso soprattutto il lavoro dei suoi interpreti. Come sempre dedicata al ricordo di Gian Maria Volontè, la rassegna, promossa dall'Associazione Quasar, ha ospitato quest'anno una splendida mostra di manifesti, dei circa 60 film dell'attore nell'arco di 35 anni di carriera cinematografica. E l'omaggio al rigore artistico e all'impegno civile del maestro scomparso è stato motivo di riflessione spesso amara sullo stato del cinema e della cultura oggi in Italia. Continuare a mantenere vivo, ecco, questo tipo di ricordo legato non solo alle persone ma anche alle cose che si sono state fatte ci aiuti in qualche maniera a tentare di tenere in piedi un valore che spesso e volentieri ultimamente è stato offeso. All'interno del cinema italiano c'è la realtà vivissima della cinematografia sarda e dai protagonisti del grande schermo, ospiti del festival, non sono mancati gli apprezzamenti. Sono reduce da una serie che ho fatto con Antonello Grimaldi, conosciamo da tanti anni ma non avevo mai avuto il piacere di lavorare con lui, per dirla tutta, quando abbiamo finito ho detto io voglio sempre lavorare con te e lui mi ha detto io voglio sempre lavorare con te. C'è il coraggio e la volontà di fare le cose che si sentono. Questa è una cosa che appartiene forse anche al popolo sardo e che mi piace, che vorrei rubarne un po' di questo spirito combattivo, ecco. I problemi più attuali del mondo dello spettacolo, a cominciare dal taglio delle risorse per il cinema, al centro del festival La Valigia dell'Attore che si è concluso alla Maddalena, l'inviato.
Tre intellettuali legati da una comune avversione a qualsiasi compromesso col potere. Non è un caso se un festival dedicato a Gianmaria Volontesi sia aperto con un film tratto da un romanzo di Leonardo Sciascia e si sia concluso con un omaggio di Valerio Mastandrea a Pierpaolo Pasolini, voce sempre attuale. Come se non si fosse andati avanti, o comunque che il potere e la sua tragicità si sia trasformato, ma sia sempre rimasto lo stesso. Un apprezzamento al cinema sardo e a tutte le cinematografie regionali arriva da uno dei volti più interessanti del nuovo cinema italiano. C'è assolutamente un cinema siciliano, un cinema campano, pugliese, romano. Il bello è questo, secondo me, è una cosa che viene anche molto apprezzata all'estero. La mobilitazione contro i tagli delle risorse destinate allo spettacolo e al cinema in particolare. La battaglia degli attori non è la lotta di una casta di privilegiati. Soprattutto come persone che in questo momento stanno veicolando il desiderio di mantenere sempre più ampia la possibilità di garantire ad un pubblico l'alternativa di ciò che possono vedere e quindi ciò che vogliono diventare.